Ah, non si può leggere, senti che notizia questa qui, guarda, questa è cronaca, cronaca, cronaca. Arrestato dalla polizia mentre ruba in chiesa un uomo muto dalla nascita. quello lì, chissà se ha parlato solo davanti al suo avvocato. Lì. Parlo solo davanti al mio avvocato, voglio vedere. Che se aveva ancora la 600 con la gobba, la gobona, se andava dalla Versilia, la multipla, se andava dalla Versilia e mi piaceva tanto Piero Fogassa. Oh, forse cantavolo che stessa non stessa spiaggia, stesso mare. E dopo come se la finiva? E dopo che trovava quel paritotti di mio Mario Enrico? Enrico Totti? E continua quel. È il destino, è il destino. Non si può andare incontro al destino. Se così vale. E poi siamo pronte? E sottegheva sempre per la stessa gamba. E capirei che abbiamo già cominciato qua, scusate. Buonasera e benvenuti. Buonasera, grazie. Ma quando mi sento l'estate, sono tutto un sfiorire sono pieno di bruschi dalla schiena. Sarà il fuoco di Sant'Antonio? No, dei bruschi di una seconda giovinezza. Perché mi viene l'acne questa giovanile che lei viene e perché mi viene questa seconda giovinezza? Perché sempre perché, mangiato scusa, sano e con permesso che mi c'ho appena stato il dentista e non sarei da far, però è lei la diretta, è il bello della diretta, ecco qua. Bello. Insomma, neanche tanto perché siamo contente perché siamo sane. Sane e stupende. Arriva l'estate. Grazie di tutto per quello che cosa non c'è di meglio di un bel rognon? Di mangiare l'estate. Un po' di rognone. Un rognon. Una rogna. Che oggi, una rogna, non una rogna, grande. Una rogna grande, che oggi il macellai lo butta via. Ecco. Sarei da sberlottare anche quei. Tagli, non so che i fiori. I fiori te li metti davanti alla bocca. Mamma mia, cos'è? Guarda qua, cos'è nonna, bello. Cos'è? Un ombrello serata? Cos'è? Un fuoco di motor? No, zero rognon. Semenio. Volevo dire che. Beh, insomma. Guarda qua, prova a guardare. Ricetta di oggi. Con rognone, perché noi vi insegneremo a dare ai vostri figli il rognone di nascosto. Ricetta di oggi. Affinché crescano sani. Non avevamo come tempo. Come che siamo cresciuti non noi. Non avevamo tempo. Ecco. Ricetta di oggi. Una cassata. Una cassata. Come una cassata? Una cassata, non una monada. Una cassata, una bella cassata siciliana. Ma goccia fa paura. Fresca. Vuoi tu vedere che il cabernet che la gabevuo prima... Io ho fatto scherzo. Io bevo il cabernet prima, sì. Tanti. Perché noi è un'emozione di avere davanti a voi in diretta. Guarda qua. Questo è buono. Buonissimo. Maria Vergine, ecco qua. Siamo perse dietro da Delor. Il rognone. La cassata. Che è questa. Rognone. La cassata è quella siciliana con dentro i cosi canditi. I canditi. Allora, siccità. Dammi dove lo qua. Si taglia in giro, si taglia la cassata di qua. Neanche da farlo. Si taglia la cassata di là. Noi lo avevamo già fatto perché non avevamo tanto tempo. Faccio come un per finta. Si vede che la galmanego è una cassata galmanego. No, la galmanego, ecco, se che indurio parla io, ecco, adesso. Si cava via il stroppo della cassata. Intanto si taglia. Si taglia il rognone. Cosa c'è di meglio di un po' di rognone? Lullio col bene che ti voglio, conoscere quella anche. E anche quanto che mi era piaciuto, mi ero innamorata di Gino Paoli. È ancora vivo Gino Paoli? Eh? È ancora vivo? Sì, sì, ha la pallottola nel cuore, ma guarda che... Io ero innamorata perché, di Gino Paoli. Sì, quell'altro che ha la spada nel cuore, lui che ha la pallottola. La spada nella roccia, me ne vado no, che la guarda sempre. No, la spada nel cuore, non ti ricordi tu. Tardi. Oggi la va siamo, così. Oggi siamo. Allora si dà una bella scottata al rognone. Torniamo noi. Si c'è per rognone. Ci dà una bella una scotata. Una scotatina, rognone. Gaveda, lasciarlo come abbiamo fatto ecco, noi. Ecco, mi raccomando. Questo per fargli andare via l'odore del pis, che gli ha sempre il rognon. Perché con rispetto parlando... Si dà una bella spruzzata. Ha tuffato i pompieri, Fernanda. Pianti, non bisogna... Cambia il piatto, Basta una spruzzata, cambia il piatto. Ecco qua. Dopodiché si fa un po'... Si comincia a fare un fiato di buso qua della cassata. Provevi a guardare. Che spettacolo. Ecco qua.
Se cava via, perché questo piatto è il sugo tignirlo, va a scapito di qualche candito. Ecco. Purtroppo bisogna sacrificare qualche candito. La cassata ha i canditi. La cassata ha il suo perché. Bisogna buttare dentro il tocco, il rognone bel dentro. Saria da raffreddarlo, perché se si scioglie la cassata. Ma noi non abbiamo tempo. La cassata, allora noi non abbiamo tempo. Buttalo dentro, ben dentro il buso. L'altro tocchettin. Ecco qua. Veloce. Stroppate il buso. Stroppate il buso. Con l'altra cosa. Quest'oggi la sei al rallentatore, la Lidia. Sento l'estate. L'estate. Verrà. Tutta far pubblicità, dai, su. Ecco qua la cassata con rognone. Una bella cassata con rognone. Dice, mettisci, non Io capisco, Cosa c'è di meglio per una bella estate, felice, in pace e serenità, ecco, sana e genuina? I vostri figli cresceranno sani, a ottobre va a scuola, non starà a casa mai. Noi gavrà mai più rogne, niente, mai più rogne. Neanche puntineri. Perché le gamagnare? Neanche puntineri. Arrivederci. Mi chiede una tagliata. Perché qua non si scherza. Non si scherza. Non sta a guardare in giro, dai, su. E vedo i tecnici del CAS. Il CAS. Mate per la cassata, vada. No, le serrogne, le serrognone. Dai, vada. Che disastro. Spettacolo. Oggi del bimbo. Signori, buonasera ancora una volta di più da parte del Conte Appio, del nostro impareggiabile, no? Buonasera. Conte, come farei senza di lei? Guardi. Domanda alla quale non saprei cosa rispondere, ma io le farei la stessa domanda per darmi la stessa risposta. Allora è inutile che ci facciamo questo, che chiederci ste robe. Io non l'ho chiesto a lei. Signori! Abbiamo le prove che il nostro vino è un farmaco fisiologicamente attivo. Certo. Signori, il nostro vino Franmartino, è un medicinale. È un medicinale. Il Nalogobesa, mia insaputa, non sapevo niente, nel profondo delle nostre cantine, ha scoperto che il nostro farmaco è un medicinale. Un e questa medicinale. Scoperta l'ha portato alle soglie del premio Nobel. Il premio Nobel, vino. Grazie. Ecco, però preferirei festeggiare una volta che sono là, oltrepassare la soglia, ecco. Quando sarò davanti al re e alla regina a Stoccolma, a tutte le livree, allora là forse festeggerò. No, ma il nostro pubblico è curioso, noi ci fidiamo di lei, ma cosa ha scoperto nel dettaglio? Ho scoperto che gli organi interni del corpo umano si è tenuti a bagnomaria con del vino, col vino Franmartino. Ecco, rimangono più le cellule, la giovinezza delle cellule si mantiene, per cui noi siamo stupefatti, ma ha le prove scientifiche di quello che sta dicendo, non inganniamo il nostro pubblico. Ecco qua le analisi del sangue, neanche un asterisco. Ho gli stessi parametri di un bambino di 8 anni. Sono sconvolto. Stupefacente, signori, il vino Franmartino è un farmaco e dopo questa scoperta dell'enologo stiamo cercando di farlo riconoscere come farmaco salvavita. Salvavita perché se va via la corrente rimanete al buio, bevete una bottiglia di Franmartino e la vita vi si illuminerà. Bene, signori, straordinario. Cosa altro dire di questo vino? Diciamo che qual è la giusta dose? Le dosi dipende, sono soggettive, ognuno ha la sua, dipende dal peso, dipende dal peso, dalla diuresi, dalla sete. Fate i vostri calcoli. In altre parole, misuratevi e ordinate. Ecco, a proposito, è l'ora della medicina. Straordinario, signore, cos'altro dirvi se non comprate il nostro vino? Medicina. Veniteci a trovare e verificherete il fatto che è un farmaco senza controindicazioni. Nessuno vi direbbe. Veniteci a trovare, facciamo una bella visita. Bene. In cantina. Signori, confezioni da sete, abbiamo ancora. Abbiamo degli esuberi. Bene, vedo
visto che anche abbiamo il tempo di tirare fuori qualche omaggio, ecco qua, qualche presente. Gli omaggi, ecco qua, un splendido plaid dai colori sgargianti. Se vi ammalate, ecco, se state male, potete, ecco, anche, se non bevete poi la giusta dose. Poi un altro plaid, due, colori sgargianti. No, come veloci. È terribile. Ecco. Bene. Uno splendido guanciale! Signori, arrivederci, sono sommesso dei regali. Certo, ecco, ricordiamo il motto. Certo. A chi beve acqua ha un segreto da nascondere. Bimbo prodigio di 8 anni, riesce a programmare un computer. Guarda che i bambini di oggi sono incredibili, sono intelligenti, sono svegli, sono perspicaci. Guarda, i bambini oggi te la fanno sotto il naso. Sì, mira come noi una volta che eravamo così stupidi che andavamo in bagno a farla. Sì, sotto il naso, per dire, sto lì a spiegarti cosa vuoi capire tu. Buttami fuori qua due, ma avevo ordinato, e mi sembra, dai, butta fuori due bicchieri. Due bicchieri di cosa questo? Di vino.